Cari amici, andiamo a pescare in ogni momento che abbiamo libero, divertiamoci con la nostra passione e con l'ambiente che ci accoglie, però il tutto in totale rispetto, un rispetto che deve essere fondamentalmente di due tipi, un rispetto etico e un rispetto sociale. Ciao, sono Laura di Alleanza Pescatori Ricreativi. In Italia spesso sentiamo dire che la pesca ricreativa è un'attività dannosa con un grande impatto sulle risorse, ma noi sappiamo che non è così e possiamo dimostrarlo. Basta poco, basta il rispetto delle regole. Rispettiamo la taglia e la quantità del pescato, mi raccomando. Buongiorno amici, sono Fabio Storelli del team Lady Martina. Oggi non sono a pesca, non sono in barca, ma sono qui a condividere questo bellissimo video insieme a tanti amici, per cercare di incentivare voi su una pesca più sostenibile. Cosa vuol dire pesca sostenibile? Vuol dire che dobbiamo imparare ad autolimitarci. Sempre più spesso si vedono sui social network, in primis Facebook, immagini di tonni pescati in periodo vietato, inutili stragi di pesce, anche di esemplari che sono veramente poco interessanti per la cucina. Tutte queste cose non fanno bene alla categoria dei pescatori sportivi, mettendo in luce un qualcosa che poi effettivamente non è. Sta iniziando il periodo estivo, di conseguenza è un periodo in cui molti pescatori usciranno in mare e a voi che mi rivolgo, rivolgendovi assolutamente un invito, che è quello di rilasciare il più possibile. Soprattutto evitare inutili stragi di piccole lampughe e tonnelle che, essendo molto piccole e giovani, sono molto aggressive e davvero le stragi si fanno davvero in un attimo. The season's getting ready to open for Eastern Atlantic bluefin tuna. It's very important that everybody follow the laws. The stock continues to grow, but it won't recover fully unless people do their part to only take what the law allows. Cari amici, il 15 giugno riapre la pesca del tonno ed è fondamentale per tutti noi della pesca ricreativa o sportiva per rispettare le leggi. Possiamo prenderne uno, deve avere la misura minima, dobbiamo avere tutto quello che serve per rilasciare tutti gli altri nel migliore dei modi. Questo ci permetterà di preservare la nostra pesca sportiva nel futuro. E questo è il primo passo. Il prossimo passo sarà cominciare a imparare che è importante anche il catch and release nelle specie di mare, perché anche questa attività sarà l'unica che ci permetterà di continuare a vivere il nostro magnifico sogno. On June 15th, the tuna season will be opening up. And it's very important that all of us as recreational fishermen take care of the resource that we love so much. From tunas to other species, saltwater and freshwater, we must be the conservationists. We must protect all the fish in the ocean. We are on the water more than anyone else, so we know a lot about the oceans that other people do not. So we have opportunity to work with scientists and fisheries managers and do our part and be good stewards of the resource. Good luck and good fishing. Buenas tardes, soy Raúl Roca, representante ICFA de Barcelona, España. Estamos aquí para explicaros rápidamente que la pesca de mañana forma la parte de la pesca de hoy. Todo lo que hoy los pescadores estamos matando es lo que nuestros hijos mañana no van a pescar. Por favor, tenemos que concienciarnos todos un poquito, solo un poquito, un granito de arena, uno a uno, y soltar los peces. Catch and release, catch and release. Para que así mañana mis hijos, mis hermanos, podrán pescar, podrán disfrutar de esta pasión que nos une a todos. Porque la pesca es un deporte. La pesca no es una idea comercial, es un deporte. ¿De acuerdo? Gracias.